Buonasera. buonasera a tutti, voi che ci state ascoltando, e buonasera, faccio le presentazioni doverose a Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e a Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, con cui oggi discuteremo assieme di tante cose, ovviamente a partire dal libro di Giorgio Gori, Riscatto. Eh, Bergamo, l'Italia, appunto, per un futuro possibile, edito da Rizzoli e di cui mi onoro di essere coautore, l'uomo delle domande, eh, e con Stefano Bonaccini, presidente, appunto, della Regione Emilia-Romagna, eh, compagno di partito di Giorgio Gori nel Partito Democratico, e magari sarà anche occasione per parlare un po' di questo fine anno un po' turbolento all'interno della maggioranza di governo e, e del mondo politico. Io però vorrei cominciare ovviamente eh, subito, un po' a bomba, è un po' come comincia il libro, innanzitutto chiedendo, eh, visto che il libro comincia e non potrebbe essere altrimenti eh, parlando di Covid, parlando della prima ondata in particolare che ha colpito Bergamo, ecco, in questa seconda ondata eh, mi preme subito chiedere a Stefano Bonaccini come sta, visto che eh, sappiamo che ha avuto insomma... Una disavventura col Covid è abbastanza recente, Presidente. Tutto bene? Sì, grazie. Intanto, grazie per questa opportunità, ringrazio eh, lei, ringrazio Giorgio. Il libro è molto bello, si legge molto bene. Eh, dopo, anche sul linguaggio, mi piacerebbe dire qualcosa. e Io sto, sto bene, grazie. O, vengo da un mese e mezzo, quasi, primo novembre venni. Trovato positivo uh, lo imparai la mattina che dovevo andare a premiare il vincitore del Gran Premio di Formula 1 che tornava dopo 14 anni a Imola. Da lì mi sono isolato. Sono stato 21 giorni in isolamento eh, finché non sono rit ritornato negativo. Però, nel mentre, dopo la prima settimana asintomatico, è iniziata a comparire in particolare, non tanti sintomi, tranne uno. Una tosse, però che si è aggravata e. Fatta l'attacco mi hanno rilevato una polmonite bilaterale, quindi ho avuto qualche momento di difficoltà e sono tornato proprio mercoledì in ufficio in regione in presenza. Insomma, devo solo stare attento perché la sera sento molta fatica, come mi dicono tutti quelli un po' che il COVID l'hanno avuto, ma sono stato fortunato. Ecco, diciamo la verità: non ho avuto conseguenze particolarmente gravi. E nel frattempo, e questa è diciamo, un po' la situazione, eh, nel frattempo e durante questi, queste settimane eh, l'Italia ha conosciuto forse la faccia più dura della, della seconda ondata. Eh, come sta andando eh, in Emilia Romagna, e poi chiederò anche a Giorgio Gori, come sta andando a Bergamo questa seconda ondata da domani, fra l'altro la Lombardia torna gialla. Eh, per Bergamo e per Giorgio Goris, probabilmente un motivo di, di se non soddisfazione, se non altro di sollievo. Io ho letto il libro e l'inizio, quando comincia, raccontando quando fu il primo caso accertato di eh, un paziente colpito da quella che oggi chiamiamo Covid-19, cioè da qualche tempo, all'inizio lo chiamavamo coronavirus a Bergamo, e mi è venuto in mente che voi ricorderete io ho vinto le elezioni in quel periodo così rocambolesco il 20, la notte del 27 gennaio poi a proposito di libri ho scritto nei 18 giorni successivi un libro che poi doveva uscire il 10 marzo ma figuratevi se potevo andare a presentare un libro con quella tragedia che ci stava capitando e di cui conoscevamo quasi nulla e quindi l'abbiamo rimandato poi la casa editrice prima dell'estate ha voluto farlo uscire insieme ci abbiamo Pubblicato un libro un ebook gratuito per chi acquista il libro che parlava di coronavirus e di tutta la prima parte che abbiamo attraversato. Ora mi è venuto in mente quelle giornate perché pensa Giorgio che io il 21 di febbraio eh, volavo a Berlino perché in uno dei festival del cinema che tu conosci più importanti al mondo, il Berlinale, ehm, si presentava un film finanziato dalla Film Commission dell'Emilia Romagna. Che lo si può vedere, lo si può acquistare, uno straordinario film sulla vita di Antonio Ligabue, il pittore del Novecento che ha vissuto tantissimo nella Bassa Reggiana. E in quel film, eh, dieci minuti di applausi alla fine, standing ovation, poi ha vinto l'Orso d'Argento, Elio Germano, eh, l'attore straordinario che, che appunto fa la parte di, di rappresenta Antonio Ligabue. Con il regista, gli attori. Io ero andato a Berlino dicendo: oh, finalmente, dopo tutte queste fatiche, vado a rilassarmi una sera, una bella serata. Scesi dalla scaletta dell'aereo, accendo il telefono, erano le 18:18.30, e vedo una sfilza di messaggi dalla regione. Chiamo e c'era il primo eh, signore ricoverato per COVID. Un signore di Codogno, all'ospedale di Piacenza, perché Codogno dista da pochi chilometri da Piacenza. Perché ho detto questo? Perché noi siamo stati la regione tra le più colpite per ragioni geografiche, eravamo l'unica regione ad avere in pancia il vero focolaio italiano. Perché quello del basso Lodigiano, eh, Codogno è più vicino a Piacenza che a tutti i capoluoghi lombardi. Ci siamo dovuti difendere all'inizio, poi abbiamo reagito, abbiamo contrattaccato, siamo stati tra le prime regioni a prendere misure restrittive anche prima di altre in Italia penso ai bar e ai ristoranti o l'impedimento del jogging chiudere le scuole il 24 febbraio lo racconta Giorgio insomma insieme a Veneta e Lombardia e per fortuna o forse anche per il grande lavoro fatto durante la primavera estate eh, nella seconda ondata partivamo in ultima fila insomma siamo stati tre settimane in zona arancione siamo tornati in zona gialla però come dico sempre attenti perché può tornare davvero la terza ondata, anzi a terza ondata tutti gli scienziati medici dicono che verrà, il problema è se verrà in maniera troppo forte o se sarà tenue. Ecco, io credo che l'Emilia Romagna, così colpita al cuore, se ha saputo cavarsela o tutto sommato affrontare con dignità questa situazione, è credo grazie al suo sistema eh, sanitario molto territoriale. E se una lezione ci lascia questo Covid-19 è che bisognerà, come Giorgio nel libro fa intendere e scrive o risponde alle domande, sempre più strutturarla esattamente come sanità vicina ai cittadini, alle loro case, nel territorio, tra gli ospedali e la loro casa. Giorgio Cori, eh, infatti volevo proprio anche, eh, forse, agganciarmi anche a questo. Parlavamo Lombardia, zona gialla, Bergamo, che ha ovviamente e eh, fortunatamente, diciamo... Subito l'impatto di questa seconda ondata meno di quanto l'abbia subito nella prima ondata. Anche qua sono due grandi temi. Il primo è quello che dice eh, Stefano Bonaccini: da che sanità bisogna ripartire, visto che la sanità lombarda, diciamo, sulla sanità lombarda a noi non si possono dire le stesse cose che eh, eh, Bonaccini ha detto sulla sanità emiliana. E in secondo luogo, questa zona gialla. Ti preoccupa di più o ti in qualche modo rassicura di più sul fatto che eh, l'economia possa non subire un ulteriore contraccolpo dopo quello della scorsa primavera? Ma, no, ovviamente mi, insomma, mi conforta. Io penso che sia una buona notizia per, per i lombardi, per i bergamaschi, perché vuol dire che gli indicatori del contagio sono migliorati nelle ultime settimane, non sono azzerati, come sappiamo, però insomma. La situazione è andata via via migliorando ed è il frutto anche dei sacrifici e delle rinunce e delle limitazioni a cui ci siamo sottoposti. Quindi io credo che sia giusto salutare questo passaggio da domani mattina eh, ad un regime un po' meno costretto eh, con, con soddisfazione. Io continuo peraltro a ripetere ai miei concittadini che, no, che non è un liberi tutti che quindi le prossime settimane che peraltro sono... sono piene di un calendario che, che suggerisce l'incontro, la convivialità familiare e tutto quanto, vanno vissute con molta prudenza. Eh, perché diversamente il, lo scenario di cui parlava Stefano, cioè una terza ondata, rischia di essere non soltanto una certezza, ma di essere particolarmente, eh, di nuovo particolarmente grave e tale da, da indurci nuovamente a chiudere, a restringere la vita delle persone. Io vorrei che non fosse così, perché davvero questo apri e chiudi, è faticoso, è faticoso per, per, soprattutto per quelle attività che, sono, eh, che vivono in qualche modo del fatto de, dell'accesso di pubblico, penso alle attività di, di ristorazione, ai negozi, alle attività della cultura che ancora in questo momento sono chiuse, penso alle scuole, cioè noi il 7 di gennaio riapriamo almeno eh, parzialmente, no? non al 100% in presenza, le scuole superiori, è una grande eh, conquista, è un risultato, non possiamo pensare di doverle richiudere di lì a poco. Perché veramente i ragazzi delle scuole superiori hanno pagato, secondo me, molto, eh, hanno fatto un grande sacrificio. Non è vero che la didattica a distanza è uguale a quella in presenza. Può essere una, una condizione di necessità, si può pensare di fare in parte in parte, ma, ma costringerli a fare eh, mesi di didattica a distanza no, non può non avere delle conseguenze. Detto questo, guardando avanti, eh, io credo che sia molto interessante quello che diceva presidente Bonaccini sulla, sul sistema sanitario dell'Emilia-Romagna su come un certo tipo di messa in campo, di disposizione dei pezzi, quindi ospedali, ma anche sanità di territorio si sia eh, rivelata più efficace nel contrasto dell'epidemia. Io stamattina però devo dirvi che sono rimasto un po' disarmato perché sono andato all'inaugurazione di una struttura ospedaliera straordinaria eh, che a Bergamo, il gruppo Humanitas ha realizzato in sole 15 settimane è un ospedale di, dedicato all'emergenza, una specie di ospedale. Nell'ospedale, che ovviamente in tempo di Covid è perfetto per gestire questa patologia con varie intensità di cura, eh, terapie intensive, sale ospedaliere, eccetera, eccetera. E, e in tempo di pace, uso questa espressione, però è come un grande pronto soccorso che a sua volta quindi può accogliere altre, altre patologie eh, e io credo che sia una, una cosa molto importante che Bergamo sia, abbia questo tipo di, di dotazione c'era presente anche l'assessore regionale Gallera ora l'assessore regionale Gallera nel suo intervento ha detto che la, la sanità territoriale della Lombardia non ha nessun problema cioè non ha mh, manifestato nessuna particolare eh, fragilità che il problema è soltanto la maggiore intensità con cui l'epidemia si è manifestata in Lombardia rispetto ad altre regioni io, insomma, circo, era un'occasione istituzionale, ovviamente non c'era un dibattito possibile. Eh, però insomma, mi, preoccupa, mi preoccupa che anche a valle di questa seconda ondata, in cui di nuovo altre province lombarde, per fortuna non Bergamo, si sono viste eh, così, venire addosso il, il virus con grande violenza, e di nuovo sono state costrette così alla, trin alla trincea degli ospedali, alla sola trincea degli ospedali, perché altre non ve ne sono. Eh, disposte sul territorio che avale di tutto questo si dica non c'è stato nessun problema semplicemente la sfortuna che ha voluto che qui eh, il, il covid si manifestasse con maggiore intensità mi, mi fa temere che non ci sia la, la, la volontà di cambiare e invece io penso che sia molto importante guardate non ne faccio neanche una questione politica perché è vero Bonaccini e Dio siamo dello stesso partito ma eh, altre regioni governate dal centrodestra che invece hanno investito in questi anni sulla sanità di territorio pure possono vantare dei risultati migliori di quelli, di quelli di lombardi e quindi mi, mi dispiace insomma, che, per, che per difendere a tutti i costi il proprio operato si, si tenda così a posticipare il momento della, della svolta e del cambiamento che invece a questo punto è assolutamente necessario guardate oltretutto non è, non è questione solo di covid perché lo stesso tipo di capillarità della medicina di territorio, di, di, di disposizione eh, prossima a, ai luoghi in cui le, le persone vivono e ahimè, si ammalano, di presidi eh, di, 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 pri, di medicina primaria, eh, è necessaria anche per la cura delle cronicità. Il tema della cura domiciliari si è posto oggi per il COVID, ma domani torna a porsi per la grande quantità di persone anziane, malate, croniche che, che ci sono sul nostro territorio. Quindi è assolutamente ineludibile secondo me. Quindi io credo che uno dei pezzi del riscatto per venire di nuovo al titolo del libro sia proprio questo, cioè prendere la lezione, la più crudele delle lezioni, come, come Francesco Cancellato ha voluto intitolare il primo capitolo, e, 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 impararla, e impararla, e tradurla in, in scelte concrete. Il fatto che eh, nell'allocazione nell delle risorse del, del, del recovery plan, cioè del, dei, dei fondi che eh, l'Italia ha a disposizione dall'Unione Europea. Il capitolo sanità valga solo 9 miliardi di euro, 9 miliardi su 209 mi pare, eh, mi, mi fa eh, sussultare, mi sorprende, mi preoccupa, perché c'è qualcosa che non torna. Il ministro Speranza ha fatto un piano che dice che servono 65 miliardi di euro per rafforzare la sanità italiana, di cui 25 solo per la sanità di territorio. Il MES non lo prendiamo perché i 5 Stelle non lo vogliono, perché, perché, perché no, no perché no, questa è più o meno la motivazione, eh, e, 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 lì, e, e lì ci sarebbero ben 37 miliardi, come sapete, dedicati alla sanità, però non si prende perché i 5 Stelle non vogliono, quindi andiamo a ritagliare una fettina piccola del, del grande capitolo recovery fund, Solo 9 miliardi a fronte di un bisogno di 65. Secondo me la, la lezione non l'abbiamo imparata abbastanza. Ecco, mi hai, hai bruciato la domanda, Giorgio. Nel senso, volevo chiedere se voi, al posto del, del, del governo, se foste stati in qualche modo diciamo, coinvolti nella decisione di prendere o meno i soldi del MES, li avreste presi. Mi pare che, dalle tue parole, la tua risposta sia stata abbastanza chiara. Stefano Bonaccini avrebbe preso i soldi del MES per la sanità? Sì, sì, li avrei presi ieri, li avrei già iniziati a spendere. E se mi chiedete dove, <ride> ho le idee molto chiare, abbiamo i progetti pronti. Eh, ma anche qui, io non mi sono mai permesso, anche per il ruolo che ho da cinque anni, Presidente della Conferenza delle Regioni, di voler polemizzare con le altre regioni, ci mancherebbe. Uh, ho, su, ho fatto però una campagna elettorale un anno fa dove proprio c'erano due idee diverse di sanità non di qualità della sanità ma ci mancherebbe altro non mi permetterei mai di dirlo però uh, io che con il privato con uh, tanti gruppi di sanità privata qui in Emilia Romagna ho un rapporto eccellente per darvi l'idea vi racconto un episodio ero ottobre, ero in campagna elettorale da presidente, quindi non da candidato da presidente dell'Emilia Romagna andai a firmare il nuovo accordo triennale con l'IOP, cioè l'associazione che raggruppa le cliniche private della mia regione. E lo firmai perché, indipendentemente da chi avesse vinto, volevo mettere a riparo una questione che era importante, erano gli investimenti tra regione e anche gruppi privati negli, negli anni a venire in Emilia Romagna. Eh, gli dissi mentre firmavo a casa loro, se vinco io con me... La soglia che avete oggi di privato qui non aumenterà, ve lo dico prima, perché abbiamo lavorato bene insieme, perché secondo me se vincerò lavoreremo di nuovo bene insieme, però vedete, mentre i miei avversari proponevano di privatizzare buona parte della sanità pubblica dell'Emilia Romagna, io invece credo che nel pubblico vada investito ancora di più, a partire da, da Roma, dallo Stato centrale. Perché? Io che penso che l'impresa sia un valore sociale, senza impresa non c'è lavoro, penso che ci siano in particolare due settori, quello della tutela della salute delle persone, la sanità pubblica, quello dell'istruzione delle persone, la scuola, che debbano essere garantiti in via prioritaria come pilastri centrali dal pubblico, perché un povero deve essere curato e istruito, deve averne la certezza esattamente come un ricco. E anche l'Emilia-Romagna che nell'ultimo, proprio pochi giorni fa, è uscita la, il report di, di, del forum Ambrosetti Meridiano Sanità, eh, risultiamo prima regione per qualità, è uscito, la fondazione Gimbe ha fatto vedere gli ultimi dieci anni il livello dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza e risultiamo la prima regione per qualità e, e, e quantità di servizi. Anche noi abbiamo dei difetti, abbiamo da migliorare. E allora per concludere, perché per me andavano presi i 36 miliardi di euro del MES e però siccome capisco anche gli equilibri di una compagine di governo mi era stato spiegato che nel recovery fund avremmo trovato quelle risorse se sono 9 miliardi, come Giorgio dice, come anch'io ho letto e ho già detto pubblicamente che sarei fortemente contrario a solo 9 miliardi di euro perché è un quarto di quei 36 che avremmo preso subito con interessi persino negativi a pochi anni cosa mai successa perché noi dovremmo investire certo su ospedali sempre più moderni ma soprattutto su medicina di territorio noi in regione Emilia Romagna abbiamo più di 100 case della salute ne abbiamo altre 20 già finanziate sono ciò che sta tra casa mia e l'ospedale e poi c'è casa mia, l'assistenza domiciliare, eh, le cosiddette USCA, le unità mobili, professionali che qui abbiamo messo in campo prima di altri, in un numero elevato, e che vanno e andavano a casa delle persone per cercare di evitare che vadano fuori a contagiare altri, se non devono essere ricoverati. E se abitano in una casa piccola li portiamo in un altro luogo isolato perché non si ammalino di più loro, non ammalino i propri familiari. È medicina di territorio, acquisto di macchinari, nuove tecnologie. Poi mi si dice, ah, però allora vuoi tornare alla centralità? No. Perché siccome io credo ad una riforma del titolo quinto e credo anche che il sistema sanitario nazionale debba essere... Corroborato da più risorse pubbliche nei prossimi anni e che da italiano prima che Emiliano Romagnolo vorrei che gli squilibri nel paese venissero colmati ovunque. Se qualcuno però mi prefigura, anche nel mio partito, che dovrà essere Roma a gestire la sanità, ad esempio dell'Emilia Romagna, non troveranno l'opposizione di Bonaccini. Ma della gran parte di Emiliano Romagnoli che sanno che il sistema sanitario pubblico, non grazie a me, grazie a straordinari professionisti, pur con difetti qui è un'eccellenza vera e riconosciuta. Quindi, come dire, si possono tenere insieme le diverse cose. Però certamente, come dice lei, abbiamo bisogno di tante risorse, tocca poi a chi le deve gestire e spendere dimostrare di essere una classe dirigente all'altezza. Poi su questo ci torniamo perché qui, diciamo, vedo l'embrione di un o comunque vedo banalmente siete eh, due tra i pochi politici del nord che eh, uno l'autonomia regionale eh, rafforzata l'ha portato a casa e eh, l'altro Giorgio Gori che l'ha sostenuta addirittura eh, durante la sua campagna elettorale poi persa contro Attilio Fontana da presidente di regione. Però volevo un attimo fare un salto sull'altra emergenza. Abbiamo parlato di sanità ma eh, in qualche modo l'anno sta finendo: il 2020, il terribile 2020, sta finendo. Inizia un 2021, che può essere di dopoguerra, ma può essere anche eh, pericoloso. Lo dico perché? Perché noi sappiamo che quest'anno finirà con un crollo del PIL abbastanza pesante, siamo già oltre l'8,5% di calo acquisito, e il calo, diciamo a fine anno, dovrebbe restare tra il 9 e l'11%, stando alle stime che. Della nota d'aggiornamento al DEF, sappiamo che la ripresa l'anno prossimo non sarà semplice. È uscito un dato di Repubblica che parla di eh, un milione di posti di lavoro in meno. Di una ripresa che in caso di seconda ondata potrebbe addirittura stare sotto il 2% come rimbalzo, e sarebbe veramente poco dopo il crollo del 2020. E soprattutto andranno, diciamo, in qualche modo a finire alcune misure tampone che sono state prese nel 2020 e che toccano tre temi che sono fondamentali eh, per, le, per le famiglie italiane. Il blocco dei licenziamenti che tocca il lavoro, che finirà, eh, la moratoria sui mutui che tocca il tema della casa, e, eh, quella, eh, scusate, il tema del risparmio e eh, il blocco degli sfratti che tocca il tema della casa. Casa, risparmio e lavoro diciamo, sono i tre perni su cui si regge l'economia eh, delle famiglie italiane. Ecco, domanda secca, siete preoccupati di un'emergenza economica che sta arrivando e che cosa, secondo voi, di che cosa ha bisogno l'Italia per evitare che questo avvenga, cioè il riscatto, la ripartenza, per usare le parole con cui eh, Giorgio ha titolato il suo libro, da che cosa deve e può partire? Lo chiedo prima a Giorgio Gori, poi a Stefano Bonaccini. Ma io penso che sì, so, la, la risposta è sì, sono preoccupato eh, perché penso che non si sia messo a fuoco il, il tema vero. E il tema, per, lo dico per, per essere molto semplice nella risposta, è esattamente quello: sta nelle parole che ha usato poco fa Bonaccini. La risposta sta nel dire che eh, la vera protezione che noi possiamo dare ai cittadini si chiama lavoro. lavoro di buona qualità, lavoro pagato il giusto e che senza impresa non c'è lavoro, l'ha detto lui poco fa. Bene, questa, questa semplice affermazione, senza impresa non c'è lavoro, sembra non essere presente nella testa di chi eh, governa il, il paese, che ha fatto moltissimo in questi mesi chi governa il paese per eh, dare attenzione, sostegno, supporto, ristoro. Eh, non so quanti, a, che, a che decreto del ristoro siamo arrivati, ovvero ha fatto quello che era giusto fare, secondo me, in termini di, di sussidio della popolazione delle imprese in una fase molto difficile, in cui non si poteva fare altro, secondo me, infatti tutti i paesi eh, europei hanno fatto sostanzialmente la stessa scelta, ma un tema che era sotteso, che era precedente in realtà al Covid e che rischia di aggravarsi in questa... In questo frangente, perché nel frattempo ci sono stati degli stop, c'è stato un calo della domanda. È il sistema produttivo come sta, come facciamo a riaccenderlo, come facciamo a renderlo competitivo, come facciamo a far crescere il paese? Perché è un paese che nel frattempo ha messo su altri 200 miliardi di, di debiti, o cresce o è destinato ad andare contro il muro. E, e la crescita non la si fa eh, purtroppo senza le attività produttive, non lo, non lo si fa senza le imprese. Questo aspetto mi sembra non essere sufficientemente al centro dell'agenda politica e, e richiederebbe invece delle, delle decisioni conseguenti, cioè come facciamo a fare gli investimenti pubblici giusti per sostenere il sistema produttivo, come facciamo a incentivare le imprese a togliere dalla, dalla cassetta di sicurezza le risorse che hanno, perché anche le imprese hanno messo da parte... Di, quatrini in, in questo periodo e non stanno investendo? Come facciamo a incentivare gli investimenti privati? Come facciamo a far sì che la ricchezza delle famiglie finisca a sostegno, vada a sostegno dell'economia? Queste cose secondo me non sono, eh, non sono in testa all'agenda all della politica, per cui io temo che quando eh, la fase dei sussidi, dei sostegni, dei, 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 dei ristori necessariamente finirà, eh, e finirà anche una, una fase finanziaria particolarmente favorevole perché la BCE ancora oggi compra il debito eh, a condizioni estremamente vantaggiose ma non andrà così all'infinito, io temo che ci troveremo faccia a faccia con i nostri problemi e, e con un, soprattutto le contraddizioni di un paese che non, ha, non avrà nel frattempo fatto le scelte giuste per tornare a crescere. Tra queste, oltre a quelle di investimento, ne cito una perché penso che sia particolarmente collegata al tema del lavoro, ed è la questione della scuola. La competitività di un sistema produttivo, esattamente come la competitività di un'impresa, si gioca sull'innovazione, e l'innovazione deriva dall'investimento in tecnologia e dalla qualità delle competenze delle persone che ci lavorano senza quelle competenze senza aver investito sufficientemente in quelle competenze non avremo imprese competitive, non avremo un sistema economico competitivo a me di, di, di Stefano eh, oltre che così, insomma che averlo molto in simpatia personalmente lo considero un amico ho piace eh, il lavoro amministrativo che ha fatto in questi anni da presidente della regione perché ha messo eh, al cuore del suo progetto il lavoro e la scuola Insieme, cioè parlare di lavoro e parlare di scuole in Emilia-Romagna è la stessa cosa. E, e credo che sia un modello molto eh, efficace alla base dei successi di questa regione. Per cui, se, se c'è stata crescita del valore aggiunto, calo rapido importante della disoccupazione, aumento dell'occupazione, dell'export, eccetera, eccetera, tutte cose che il Presidente declina con più precisione di me, però fidatevi. Eh, questo si deve perché si è lavorato bene su lavoro e formazione. E quindi, dall'Emilia-Romagna, secondo me davvero si può prendere uno spunto, un insegnamento e portarlo possibilmente al, al governo del paese. Chioso questa affermazione di Giorgio Gori, passando la palla poi a Stefano Bonaccini, dicendo che all'interno del libro di Gori, eh, testimone oculare della cosa, fra l'altro. Eh, in diretta, Giorgio sa che glielo chiesi anche. Eh, L'unica esperienza amministrativa, eh, l'unico caso di successo che viene citato eh, come, come benchmark, come, eh, come idea possibile per lo sviluppo del paese è proprio il caso diciamo, di come. La prima giunta, Bonaccini, in quel caso, aveva operato sul, eh, sul tema appunto del lavoro, sul patto per il lavoro e su questa, eh, questo legame strettissimo tra lavoro e istruzione. Quindi, Bonaccini, eh, complimenti per il lavoro fatto, diciamo, eh, tale da guadagnarsi gli apprezzamenti. È raro che un politico, va detto esprima apprezzamento pubblico per il lavoro di un altro politico, eh, anche del suo stesso partito, all'interno di, di un suo libro. Sono rimasto lusingato e colpito dalle cose che ha scritto nel libro Giorgio. Peraltro lui venne il giovedì precedente, la domenica elettorale, in Emilia Romagna, in una giovedì sera freddissimo a Modena. Venne in piazza, intervenne insieme al suo e al mio amico sindaco di Modena Muzzarelli e rimasi colpito perché citò eh, cose del patto per il lavoro che eh, non ricordavo io che l'ho scritto e le aveva studiate. Cosa anche questa che non è così banale, molto rara, no? Trovare chi, oltre all'impegno faticoso di tutti i giorni ad amministrare perché si può essere bravi o non bravi, ma se lo si fa seriamente che, si, che sia faticoso questo lo dirò e lo difetterò sempre, eh, anche studiato, eh, preparato, documentarsi. Io pretendo dalla politica e dai politici uno che si facciano capire, e a me è sempre piaciuto molto di Giorgio il linguaggio, io ho lavorato molto sul mio modo di comunicare, perché uno può essere d'accordo o meno sulle cose che diciamo e facciamo. Però, come dire, tante volte mi annoio io ad ascoltare dei teatrini dove il politichese, tra virgolette, la fa da padrone. Credo che bisogna essere molto, molto più terra a terra, molto più capaci. Nel libro che ho scritto, nella quarta di copertina, l'editore ha preso una frase che mi aveva sentito dire una volta in televisione, cioè che sogno una classe dirigente che quando entra in un bar sappia interloquire con le persone che trova davanti, oltre che ascoltarle, non per fare discorsi da bar. Però neanche da salotto televisivo con la puzza sotto al naso, come troppo spesso, soprattutto nella parte politica a sinistra, nel centro-sinistra, dove io milito da sempre, troppe volte abbiamo dato l'idea di fare, pensando sempre di aver ragione e, e guardare dall'alto il basso gli altri. Eh, Anch'io sono preoccupato come Giorgio. Lei pensi che? Speravo di essere un presidente che se rivinceva le elezioni quest'anno gli indicatori economici, tutti dal Centro Studi Confindustria, Prometeia, Nomisma, bla bla bla, dicevano che l'Emilia Romagna avrebbe raggiunto il 4,5% di disoccupazione a dicembre 2020, quindi adesso. In realtà anche noi conteremo la disoccupazione che risale, imprese che chiudono e quindi dovremo rimontare posti di lavoro. Chi mai se lo sarebbe aspettato? Pensi che avevamo dimezzato, come ricordava Giorgio, la disoccupazione nella mia regione, pressoché. Però diciamo così, noi siamo abituati qui a lamentarci poco e a rimboccarci le maniche, cercheremo di fare il meglio possibile. Ora dobbiamo evitare che una pandemia sanitaria, che guardate, terminerà, eh, perché i vaccini il prossimo anno, speriamo prima piuttosto che poi... Uh, lo uccideranno definitivamente o quasi o faranno in modo che l'immunità di gregge ci renda tutti più tranquilli sicuri e si possa tornare via via successivamente alle abitudini di prima e quindi l'economia ripartirà il problema è come ci arriviamo quale ripartenza sapremo intercettare e rischiamo che da una pandemia sanitaria, per questo bisogna evitare una terza ondata grave ed essere tutti molto rispettosi delle regole e guai al fuggi fuggi o al via libera Generale, bisogna che non troviamo una pandemia economica e sociale le cui avvisaglie ci sono, per qualcuna, per qualcuno c'è già la disperazione. Ora eh, chiudo così: Do dopo domani spero, nella mia regione dovrebbero tutte le parti sociali firmare il nuovo patto per il lavoro e per il clima che abbiamo scritto e condiviso in questi mesi. Peraltro io sono mancato quasi un mese e mezzo e la mia giunta senza di me a riprova che nessuno è indispensabile, ha fatto un lavoro eccezionale. Quando dico parti sociali intendo che dovrebbero firmare quel patto che guarda al 2030, agenda ONU 2030, 17 goals, crescita sostenibile, quindi oltre la legislatura, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo. E dovrebbero firmarlo sindacati, tutte le associazioni d'impresa, Camere di commercio, l'ufficio scolastico regionale. Eh, L'abbiamo coinvolto, è l'unico ente dello Stato che abbiamo coinvolto perché ha ragione Giorgio. La scuola è il core business del futuro. Scuola, università, saperi. Noi vinceremo noi, l'Emilia Romagna, la Lombardia, mi verrebbe da dire il paese. Non per il costo del lavoro, che sarà più alto che in molte parti del mondo anche nei prossimi decenni. Vinceremo per la qualità di quello che straordinarie imprese con le loro maestranze progettano, producono. Ma per produrre bisogna progettare, avere idee. E quindi il tema della scuola e dell'università è decisivo se vogliamo avere un futuro per poter competere con i territori più avanzati, vecchi e nuovi d'Europa e del mondo. Quel patto per il lavoro e per il clima quindi vedrà tutti i soggetti che ho detto, più tutti gli enti locali i sindaci dei comuni capoluogo, i presidenti di provincia a nome di tutti i sindaci. Noi siamo una regione che non gestisce niente. L'Emilia Romagna può chiedere l'autonomia senza spaventare nessuno perché noi da sempre non gestiamo, gestiscono i comuni e le province quando avevano più competenze, oggi ne hanno ridotte molto. Noi programmiamo, è altra cosa. E poi ci sono dentro i professionisti, il forum del terzo settore, insomma tutta la società minerognola. Per la prima volta mi auguro che qualche importante sigla ambientalista lo firmi. Cosa dice quel patto? E chiudo davvero. Le priorità. Crescita sostenibile. Ogni investimento dovrà essere accompagnato dalla sostenibilità per salvare ciò che ci è rimasto e che rischiamo di perdere, cioè il pianeta Terra, l'ambiente circostante. Vediamo tutti gli effetti dei cambiamenti climatici cosa producono. Il tema del lavoro, inteso come lavoro però anche di qualità, questa crisi, io i primi dati che vedo anche nella mia regione, la pandemia sanitaria si trasferisce come economica e sociale, in particolare la pagano di più ancora una volta i giovani e le donne. E quindi serve anche noi il lavoro, basta che sia, ma un lavoro di qualità, un lavoro sicuro. E poi c'è il tema della digitalizzazione del territorio, sta per arrivare, Giorgio lo sa, qui da noi abbiamo fatto un grande lavoro. Insieme agli ultimi governi, compreso quello giallo-verde, arriverà il super computer di calcolo tra i primi al mondo per velocità, trasferimento dei cosiddetti big data alle imprese eh, e al mondo della ricerca. Nasce una Big Data Foundation, di cui faranno parte imprese nazionali e internazionali, università mi auguro di tutto il mondo, e noi ci mettiamo al servizio perché invece che preoccuparsi di quanti posti di lavoro perderemo. Questa è la sfida del futuro. La politica italiana ha discusso di questo e se la prendi così hai già perso in partenza a causa dell'avvento della robotica, del digitale, eh, delle nuove tecnologie. Noi diciamo mettiamo in campo invece gli strumenti che serviranno al mondo dell'impresa e della ricerca per far sì che ogni posto di lavoro che si perderà verrà sostituito il 70% dei nostri nipoti faranno lavori che oggi non esistono, già alcuni dei nostri figli, ecco, è bene darsi da fare. E terzo, il tema del welfare, della sanità, che andrà ridisegnato per quello che abbiamo attraversato. Sono sfide che fanno tremare le vene ai polsi, ma io penso che ce la potremo fare, soprattutto se il Paese che ha una grande occasione, Governo e Regioni, insieme ai comuni, sapremo spendere bene i 209 miliardi di euro che... È una cifra che ce l'avessero detta qualche anno fa, avremmo pensato che ce la diceva uno che era ubriaco o che ci voleva raccontare una barzelletta. È un'opportunità storica, avete capito per me quali sono le priorità su cui investire. Qui si vedrà la qualità delle classi dirigenti che oggi governano l'Italia e i territori. Ecco, giusto per... perché, perché, perché ti ho parlato eh, del... del patto per il lavoro a Romagna, adesso non è che sono esterofilo, io sono molto orgoglioso di essere bergamasco e lombardo ci mancherebbe, però questa concretezza, questa capacità di mettere il lavoro al centro dello sviluppo e quindi tutto ciò che concorre a generare buon lavoro a partire dalle imprese secondo me è veramente un po' un'eccezione oggi nel quadro politico italiano e credo che vada la pena insomma, dare spazio voce a queste esperienze il, il, il tema della, della creazione di nuovi posti di lavoro non se ne parla mai, cioè noi siamo sempre qua a dirci eh, quanti ne perdiamo e come possiamo difendere i posti di lavoro. Diamo per scontato che di posti di lavoro se ne perderanno perché ci sono settori che da questa uh, vicenda COVID usciranno trasformati. Eh, con nuove abitudini di consumo, nuovi stili di vita e fatalmente dei settori andranno a declinare. Ma è importante che l'Italia sia capace di intercettare invece tutto ciò che cresce, che ha, che ha futuro. E è ovviamente... un po' come con l'ambientalismo, Giorgio. Eh, tu lo dici anche nel tuo ultimo capitolo, visto che si parlava del patto per il lavoro e per la sostenibilità ambientale. Eh, tu chiudi il libro di, parlando della prossima sfida e dici una cosa molto forte: l'idea che, comunque, la, il tema anche il tema dello sviluppo sostenibile, della lotta al riscaldamento globale, passa dalle imprese, passa dalla tecnologia, passa dall'innovazione, passa dalla creazione di posti di lavoro, dalla crescita economica, non dalla decrescita. Allora, intanto perché, perché io non credo che sia possibile mettere in contrapposizione l'ambiente e lo sviluppo economico. I temi, la sensibilità ambientale fiorisce e si afferma nelle società ricche, dove i bisogni primari sono soddisfatti, se la gente non ha da mettere il pane in tavola e ha preoccupazioni primarie per la propria sopravvivenza, secondo me tutti i temi legati al pianeta, al riscaldamento globale, tutte queste robe qua, ovviamente arretrano tra le priorità dei cittadini. E ogni volta che i cittadini pensano che l'ambientalismo, l'attenzione per i temi ambientali possa andare a discapito del proprio benessere. Si, si creano delle, delle contrapposizioni cioè la vicenda di Gile Gialli è esattamente questo cioè cittadini che, che, che vedeva, si vedevano penalizzati dalle scelte lungimiranti volte appunto alla salvaguardia al miglioramento del, del bilancio climatico che in quel caso si traducevano in un aumento della tassazione sul, sul gasolio quindi sui trasporti diesel sono, sono diventati dei manifestanti in piazza e gli ha fatto cambiare idea Macron su quella roba eh. Quindi io non credo che si possa andare a mettere eh, le, le due cose in, in contrapposizione. Al contrario, ha senso un ambientalismo, ha senso un'attenzione allo sviluppo, eh, alla, alla salvaguardia del pianeta, purché si sposi con la crescita, col benessere delle persone. E, e quindi dobbiamo evitare assolutamente quel tipo di, di scontro. Eh, rispetto agli obiettivi di, che ci siamo dati a livello... Europeo e italiano di miglioramento del, del bilancio climatico, quindi di riduzione delle emissioni, in particolare nei prossimi decenni, io penso che no, no, non si possa fare a meno di, di immaginare una grande alleanza tra pubblico e privato. Perché in fondo è questo che stiamo dicendo. Nessuno di noi credo metta eh, il, il mercato, il libero mercato eh, avanti a tutto il resto. Eh, è necessario assolutamente una regia pubblica, come c'è, come abbiamo sentito esserci. Eh, anche rispetto ai temi dell'impresa eh, in Emilia-Romagna, ma eh, in particolare là dove eh, è, è richiesto che l'innovazione trovi le soluzioni, coniugando il, il blu e il verde, il, il blu del digitale col verde dell'ambiente, è, è essenziale che ci sia anche lì una regia pubblica e una forma di incentivazione e di accelerazione dell'introduzione di queste tecnologie. Se lasciamo semplicemente al mercato rischiamo di arrivare, ma di arrivare troppo tardi. Abbiamo il tempo di due generazioni per arrivare alla neutralità eh, di, di emissioni di, di carbonio in, in Europa e questa cosa si ottiene soltanto se noi costruiamo questa grande alleanza che anzi direi no, non è a due, è a tre perché comprende anche noi cittadini come consumatori, perché il cambiamento delle abitudini di consumo cambia eh, le scelte delle imprese relativamente ai prodotti da realizzare e alle modalità eh, in cui vengono realizzati. Il, modo, il fatto che oggi ci siano consumatori che quando entrano in un negozio di vestiti si informano anche come sono eh, trattati i tessuti, come sono ricavati quei, quegli abiti, che tipo di lavoro c'è dietro, se è rispettoso o, o no dei diritti dei lavoratori, fa sì che chi a monte realizza quei, quei, quei capi se ne debba far carico. E sposta, sposta quindi le strategie delle imprese. Così in ogni settore. Quindi, un'alleanza tra consumatori, politica, quindi, eh, istituzioni statali ed europee, e imprese. Ma immaginare che questa cosa si possa fare senza le imprese non ha alcun senso, secondo me. Io eh, a questo punto, tra l'altro, mi dai un ottimo assist per, per parlare di e per andare sull'attualità politica. Eh, noi molte volte chiamiamo recovery fund, un, scambiando una parte per il tutto, un piano che in Europa si chiama Next Generation Europe, la nuova generazione Europa, e che è proprio fondato, eh, cito le parole di Ursula von der Leyen, fondamentalmente su uno sviluppo sostenibile e su una transizione green eh, dell'economia europea e, eh, in seconda battuta, sul protagonismo di donne e giovani. In Italia si parla di recovery fund, si parla di fondamentalmente soldi che servono per, per appunto, eh, far sì che tutto rimanga com'era, far sì che quel che c'era prima, prima e dopo, tutti i problemi dell'economia italiana che ci portavamo dietro prima, uno su tutti la sottooccupazione femminile, uno su tutti la sottooccupazione giovanile e la disoccupazione giovanile. Ora, visto che voi fate parte, diciamo, del partito che sta, di uno dei due partiti che stanno al governo e visto che proprio su Recovery Fund si sta giocando una partita politica importante in queste ore, che lo dico in modo molto laico. Eh, sembra anche minare la sopravvivenza stessa del governo, o comunque di minacciare la sopravvivenza stessa di questo esecutivo. Una domanda flash a entrambi, partendo da Bonaccini. Che idea vi state facendo di quello che sta succedendo oggi a Roma? Dove qualcuno leggo i commenti vorrebbe che andaste, lasciando i vostri territori, fra l'altro, allora, guardi, io ogni giorno vi chiedo se sono capace qui, quindi sto bene qui. E... Cerco di fare il meglio possibile. Mi permetto di dire tre cose. La prima, eh, non penso che il Paese possa permettersi una crisi di governo nel momento in cui abbiamo ancora la pandemia in atto e nel giro di poche settimane decidere definitivamente. Ho chiesto a nome dei miei colleghi presidenti, avremo l'incontro a breve, un incontro col Presidente del Consiglio, proprio per un punto fermo sul tema delle priorità di quella che ha uh, detto correttamente lei in realtà prevede il next generation new eh, e le priorità se come pare il governo le mette posto che abbiamo detto sia io che gori troppo poco sulla sanità ma se molte priorità vanno sulla transizione ecologica e dunque la sostenibilità a partire dalle infrastrutture materiali e immateriali e un'altra buona fetta sulla digitalizzazione troverà in me chi applaude il governo non che lo contrasta posto che bisogna capire il nostro coinvolgimento perché nessun governo migliore al mondo anche quello migliore al mondo è capace in sei anni di mettere a terra 209 miliardi di euro senza le regioni senza i comuni questo spero che lo sappiano anche loro ma sugli assi di priorità secondo me ci possiamo essere e quindi una crisi di governo per cosa per una boh non lo so io non credo che sia quello che serve agli italiani secondo a me non interessa quale cabina di regia faranno mi interessa capire che ruolo dobbiamo avere noi, quello lo rivendico, perché senza di noi da soli non possono fare, come noi non potremmo fare da soli. Io non sono uno che eh, chiede sempre agli altri cosa bisogna fare, ho detto a me stesso prima che ai miei colleghi che se le regioni faranno progetti da candidare al Next Generation EU pensando ai voti da prendere domattina faremo un errore clamoroso, noi dobbiamo pensare ai progetti strategici che serviranno ai nostri territori e all'Italia nei prossimi 20-30 anni. Dopodiché eh, decidano di mettere chi vogliono alla guida dei, dei ministeri, della cabina di regia, non lo so, non me ne frega niente, mi interessa capire qual è la strategia, quali sono le priorità e come ci si rapporta perché rischiamo di arrivare in ritardo e non se lo può permettere l'Italia. Terza cosa, credo che il PD dal suo punto di vista e della sua autonomia abbia tutto il diritto di indicare le priorità perché non è l'esa maestà facendo parte di una coalizione poter dire la propria rispetto a come si ha in mente l'Italia del domani e come la si vuole. Ecco, l'importante è che evitiamo un teatrino da prima repubblica in cui risuonano parole o meno che secondo me i cittadini risultano per la gran parte in un bar, in un mercato, in una fabbrica. Uh, in, un, in un condominio uh, distanti anni luce rispetto a quello che vogliono capire e comprendere per i problemi che stanno drammaticamente vivendo. Quindi uh, discutano, si chiudono in una stanza, litighino, urlino, ma poi trovino velocemente una ragione per dare quelle risposte che il paese si attende. Altrimenti, guardi se non saremo in grado e se non si è in grado di governare, eh, se ne prenda atto e, e, e si dia voce al Presidente della Repubblica per decidere quali sono gli atti migliori eh, o persino le elezioni. Lo dico perché, perché, e chiudo davvero, eh, insomma, eh, stiamo vivendo una pandemia sanitaria che ce l'avessero raccontata non ci avremmo creduto e ne siamo stati spaventati e poi, vivendo il tempo reale, abbiamo dovuto affrontare e provare ad arginare, con tutti i drammi che comporta abbiamo il rischio veniva detto un minuto fa della perdita di, di posti di lavoro e di chiusura di imprese ma insomma eh, non c'è tempo la velocità questa volta non sarà mai come in passato disgiunta dalla bontà dei provvedimenti se facciamo buoni programmi ma arriveremo a realizzarli in ritardo sarà stato come fare eh, programmi assolutamente sbagliati Giorgio Rocchi ma Insomma anch'io non me riesco ad appassionare troppo alla, alla vicenda del, del metodo, cioè, dopo è scontato che una scelta strategica di straordinario valore come quella di decidere come allocare le risorse di questo, di questo fondo non possa che passare dal Parlamento, perché è quanto di più politico uh, si immagina e quindi non può essere ovviamente affidata soltanto ad un, ad un team di esperti che riferisce al Presidente del Consiglio. Eh, per esperienza manageriale direi eh, fido un po' delle strutture parallele che esautorano le, le line ordinarie, quindi se esiste un governo e ci sono dei, dei ministri, io non credo che sia una buona cosa immaginare che qualcuno lavori e scelga e decida al posto loro. Eh, e auspico invece una, così, una, una specie di, di pre-investimento eh, per, per far sì che questo grande progetto di rilancio del Paese possa dare i suoi risultati, è essenziale rafforzare la pubblica amministrazione a tutti i livelli, quella dei Ministeri, quello delle Regioni e dei Comuni. Noi veniamo da anni in cui la pubblica amministrazione è stata impoverita, in cui è invecchiata, è una pubblica amministrazione in cui non ci sono sufficienti competenze. E che, eh, e che è veramente vessata da un apparato normativo che eh, la carica di enormi responsabilità e tendenzialmente le suggerisce di no, di, che, che la cosa migliore è non fare, quella per correre meno rischi, la cosa migliore è non fare. Ora, questo non è il, il quadro con cui si possa affrontare la partita del recovery fund, quindi, eh, mi sembra una, una priorità. Eh, rispetto poi a, a quello che diceva Stefano sono molto d'accordo, cioè non è pensabile, visto che l'impegno che l'Europa ci chiede è quella di realizzare eh, la, la, la messa a terra e la concretizzazione dei, dei progetti in un tempo breve, che questa cosa sia fatta senza gli enti locali. Perché se c'è da decidere come si fa un ospedale, quale ospedale si fa, non può che decida una regione. Se, se bisogna decidere quale scuola si ricostruisce perché, perché ne ha bisogno, perché va rinnovata, non può che decidere un comune. E quindi io credo che una partecipazione alla fase esecutiva, poi le linee guida secondo me sono di livello nazionale e ripeto, non, non, non credo che, che debbano chiedere a noi sindaci o ai presidenti di regione quali sono le... Le, le priorità in generale anche perché devo dire che l'Europa sostanzialmente le indica eh, a monte dopodiché eh, la parte invece di messa a terra richiede necessariamente un coinvolgimento ma non è che può essere eh, questo coinvolgimento posposto è, è, è cosa da convenire eh, quanto prima secondo me e lì ritorno in qualche modo alla a, a ciò che avete detto prima e ai vostri eh, modo di intendere in qualche modo la politica, che trova una linea di congiunzione sul fatto che eh, da politici di centro-sinistra del Partito Democratico che hanno vinto al nord, eh, avete sempre rivendicato entrambi una, eh, una linea politica federalista, eh, l'idea che comunque eh, i territori abbiano necessità, laddove funzionano bene, di un'autonomia rafforzata. Ecco, mh, quello che ci troviamo oggi al governo, semmai permettetemelo, invece è una sinistra che ha una visione un po' diversa delle cose, cioè un centro-sinistra, perché di fatto la maggioranza giallorossa questo è, è più statalista, più accentratore, meno incline a, a delegare ai territori poteri e funzioni. Peraltro, aggiungo anche che anche l'ultima stagione diciamo dei governi di centro-sinistra della precedente legislatura quella di Renzi ma anche prima di lui quella di Letta è quel pezzo di sinistra che aveva eh, diciamo concorso ad abolire le province a riformare le banche popolari e ad abolire le, eh, a depotenziare molto le camere di commercio ecco dal vostro punto di vista dentro il PD c'è bisogno del rilancio di una linea federalista e autonomista e secondo punto ne ha bisogno soprattutto il PD al nord per poter vincere, per tornare a vincere. Mi attacco anche, diciamo, al titolo del libro di Stefano Bonaccini in questo. Parto io? <ride> Come vuoi. Ma sì, dai, facciamo, facciamo un po' così stavolta. Eh, sì, secondo me sì, c'è bisogno. C'è bisogno di rappresentare con, con energia nel, nel dibattito nel fisiologico dibattito che c'è dentro un partito, le ragioni di, una, di un riformismo che eh, non, non riporti tutto alla funzione salvifica dello Stato. Eh, io credo che ci sia in ogni grande partito del centro-sinistro europeo questo dibattito. C'è tra i laburisti inglesi, c'è tra i socialdemocratici tedeschi, c'è stato anche tra... Se, se, se vi ricordate nel Partito Democratico Americano, quindi le primarie hanno visto un socialista che insomma, sostanzialmente sposa la linea dell'assoluta dell centralità e onnipresenza dello Stato, che era Sanders, contrapposto ad, una, ad un rappresentante dell'area riformista più liberal, che era invece Joe Biden, che poi è stato candidato, e, e per fortuna ha vinto, eh, fa, fa parte della fisiologia. Non ci vedo, della patolo non ci vedo patologie. Eh, a seconda dei contesti, dei momenti storici, delle leadership, queste linee possono avere maggiore o minore fortuna. Nel Novecento, per esempio, eh, il cosiddetto compromesso socialdemocratico tra Stato e mercato ha prodotto grandi risultati in Europa e anche nel nostro Paese. Ma era un altro, un altro periodo, era un periodo in cui c'erano popolazioni molto giovani, in cui gli Stati erano leggeri, nel senso che partivano da una condizione finanziaria eh, molto meno appesantita di quella che abbiamo oggi e potevano permettersi quindi anche così di, di, di accollarsi un, per esempio un welfare molto costoso. Eh, oggi non siamo in, quel, in quella circostanza, siamo eh, in presenza invece di uno Stato molto indebitato, molto appesantito da, dalle scelte del passato, eh, anche da molti sperperi del passato, possiamo dire. Eh, abbiamo in compenso una società che ha eh, dinamiche demografiche di per sé particolarmente preoccupanti perché siamo in presenza di un forte invecchiamento medio della società, i giovani sono pochi, lavorano poco, contribuiscono poco anche attraverso il loro lavoro a rendere sostenibile la sanità e il welfare. Ora, è possibile in questo contesto in cui peraltro i corpi, eh, diciamo la classe dirigente che vive nella pubblica amministrazione, se è come dicevo prima, eh, resa più fragile, scommettere sul fatto che tutto fa lo Stato, che lo Stato provvede a tutto. Io non ci credo, quindi a me questa idea dello Stato imprenditore, dello Stato che va e rileva le aziende decotte, se le fa proprie e mette soldi di qua e mette soldi di là, non mi convince. Io credo che lo Stato sia centrale nella mia visione, perché poi gli obiettivi sono gli stessi, cioè noi tutti, eh, credo noi riformisti, perseguiamo l'idea di una società in cui la libertà, il benessere stanno insieme alla giustizia sociale. E dobbiamo fare in modo che queste cose, appunto, si, si intreccino. Il, il problema è come, qual è, qual è la strada per arrivarci. Io credo molto di più invece nella facoltà, nel, nell'impegno dello Stato ad abilitare i cittadini, le imprese, i corpi sociali, eh, cioè tutte le, le, le forze vive della società a dare il massimo del proprio potenziale per concorrere a quell'obiettivo. Allo Stato sta ovviamente un compito di regia, di programmazione come abbiamo detto, di investimento diretto nelle infrastrutture in tutto ciò che direttamente non ha un rendimento di mercato per esempio portare eh, la, la fibra ottica sull'Appennino a Tosco Emiliano non credo che sia un grande affare ma ci, ma ci deve essere la fibra ottica anche lì e quello è un compito dello Stato così come l'investimento nella ricerca di base così come lì, ovviamente l'investimento nell'istruzione che è la base di tutto quello che stiamo dicendo questo tocca allo Stato ma per il resto io credo che si debba invece lavorare per costruire eh, opportunità per i cittadini, per le imprese, per i corpi sociali. Sono queste le due, le, le due visioni. Eh, a me piacerebbe che questa seconda, che personalmente, come ho detto prima, trovo realizzata concretamente in tante scelte dell'amministrazione regionale eh, Emiliano Romagnola, sia più presente all'interno del Partito Democratico, sia più ascoltata, sia più rappresentata anche nelle scelte di governo, perché questo governo, lo dicevi tu Francesco, nasce da un'intesa tra due forze che in partenza diverse, anzi non soltanto in partenza, in natura diverse, che cercano un loro punto di, di, di equilibrio no? nella collaborazione di governo. Ahimè, purtroppo, questa, questa, questa convergenza si, si trova intorno a, a quest'idea eh, de, dello Stato tutto fare. Eh, che, che sostiene, sussidia e, e intraprende direttamente. Un po' mi preoccupa se devo dire la verità, perché mi sembra che tenga un po' eh, in un angolo invece tutto quello che è la, la vitalità della società, eh, la, anzi, la guarda anche con un po' di sospetto, diciamo, perché siamo tornati ad una stagione in cui, quando si parla di impresa, di privati, eccetera, un po' insomma, si arriccia il naso. Io penso che sia un grande errore eh, se, se davvero è così e spero che almeno il partito democratico invece faccia sue le ragioni di una società molto più articolata. Bonaccini cosa ne pensa di questo? Io guardi allora proviamo anche qui a metterla in fila in maniera molto semplice. Primo, io sono amico da 30 anni di, di, del segretario di Nicola di Zingaretti, più di 30 anni. Abbiamo fatto proprio lo stesso. Percorso perché io ho fatto in tempo addirittura a candidarmi a ventenne, era il 90, non c'era ancora l'elezione diretta dei sindaci nel mio comune la lista del, del Partito Comunista Italiano. <ride> e, e, e poi ho attraversato la sinistra giovanile, i cambiamenti di quel partito. Insomma, eh, ci conosciamo da tanto, lo stimolo, ho votato, eh, io vorrei solo che nel gruppo dirigente nazionale ci fossero più persone che mh, vengono dai territori, cioè che hanno non tutta, eh, ci mancherebbe altro, però una parte che sia direttamente impegnata nel governo dei propri territori o, o lo sia stata, perché c'è perché un punto di vista molto pragmatico, molto fattuale. Non è un problema del nord solo, eh. parlo del paese in tutto il paese. Eh, io sono presidente da alcuni anni anche del Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa. Ho fatto un mandato di tre anni, poi sono stato all'unanimità riconfermato alcuni mesi fa. Sono 100.000 ehm, 100 enti locali di 40 paesi europei oltre l'Unione Europea e tutte le volte io parto dicendo dobbiamo colmare... Le differenze territoriali di, dell'Europa eh, in ognuno dei nostri paesi. La sinistra, ad esempio, un compito che ha è comprendere come sia stato possibile per dargli una risposta che nei luoghi periferici, più ti sposti dalle grandi città, e vai verso le periferie, le aree interne, la montagna stravince la destra. Peraltro, non è solo l'Italia? Eh? Eh, così anche in Emilia Romagna, eh? io prendo il 65% ho preso a Bologna, a Modena, a Reggio Emilia, in altre realtà, e ho perso dalla mia avversaria, più recuperando molti voti sulle precedenti elezioni europee, però ho perso in quasi tutti i comuni della montagna, con cui abbiamo fatto tante cose, ottimi rapporti con i sindaci anche dell'altra parte politica, ci mancherebbe. E quindi dobbiamo colmare i ritardi, le sofferenze di tanta parte di popolazione che in questi anni non abbiamo saputo interpretare. E lì ci sta anche il mezzogiorno, eh? ci sta la disperazione, ci sta luoghi più lontani. Quindi... Qualcuno mi ha voluto dipingere come chi ha un occhio di riguardo al nord. No, io ho l'occhio di riguardo verso il paese, le sue lacune, le sue sofferenze e un colmare perché ci sono tante eccellenze anche nel meridione, nel mezzogiorno, nel centro del paese. Però, e chiudo, l'altro giorno un suo collega mi ha chiesto: Ma lei eh, ogni tanto è d'accordo con qualche suo collega? Presidente di Regioni del Nord, pur non essendo del PD, ho detto, ah ma farei fatica a essere d'accordo con qualche Presidente mio collega del PD. Su otto Regioni sono l'unico del PD che governa, cioè in questa parte del paese chiamato Nord, dove otto Regioni insieme fanno 28 milioni di abitanti, cioè quasi la metà della popolazione italiana, senza il centro, eh, cioè senza Toscana, Marche, Umbria. Uh, o Lazio ne fa 28 milioni il nord dove si produce la gran parte del PIL. Noi possiamo pensare per quelli che hanno un'idea progressista, riformista della società, che noi lo destiniamo e pensiamo che non si possa più vincere in Veneto o, o ci voglia ancora tanto tempo a rivincere in Lombardia. Perché si è votato in due regioni recentemente. E mentre vincevamo in Campania uh, o in Puglia. Eh, o in Toscana. Eh, in Veneto abbiamo preso meno del 20%. E in Liguria abbiamo perso, credo, con un ritardo del, del 15, mi pare per cento, comunque una cifra molto importante. E in Liguria, ad esempio, non governiamo più, mi pare, nessun capoluogo in una regione storicamente dove la sinistra e il centro-sinistra hanno avuto ruoli di rilievo di governo delle città della stessa regione. Ecco, io penso che dobbiamo porci un problema e far finta di niente io penso che sia un errore. Quando io chiesi l'autonomia, eh, molti si stupirono perché mi diedero del, del, del leghista, a parte che io i leghisti li ho battuti e qui la Lega eh, o chi si contrapponeva con me, che era più Matteo Salvini che la mia avversaria, Lucia Borgonzoni. Eh, ha perso per la prima volta dopo due anni e nove, anzi con la Calabria quel giorno, dieci vittorie su dieci. Non me, noi, ci figuri, io da solo dove vuole che andassi o vada. E quindi li ho battuti nelle urne, non a parole. Come Giorgio ha fatto a Bergamo e tanti sindaci in città dove i risultati alle europee e le politiche non sono coincidenti. Eh? Ecco, eh, io ho chiesto l'autonomia perché volevo indicare un punto di vista non per staccarmi dato, lei lo sa, noi non abbiamo fatto il referendum. Eh, io sulla scuola ho un'idea proprio opposta a quella di Lombardia e Veneto. L'autonomia che chiede l'Emilia Romagna non vuole gli insegnanti che diventano dipendenti della regione. La scuola deve essere una nel paese, non 20 sistemi scolastici eh, regionali, ma ci mancherebbe altro. Però le faccio un esempio, parliamo di cose concrete. È mai possibile che la dotazione del numero di insegnanti li decidono a Roma e non la possa decidere la regione con l'ufficio scolastico regionale quando ancora oggi i nostri figli o nipoti, i nostri ragazzi iniziano l'anno scolastico e per avere l'insegnante di fronte in cattedra che gli deve essere assegnato a volte aspettano mesi? È, è, possi è mai possibile? Oppure che sull'edilizia scolastica non si possa programmare per i prossimi 5-10 anni e ogni anno non sai quanto ti arriva l'anno dopo e i sindaci non sanno come devono investire. Insomma, quella che noi chiediamo non sono soldi. Quando parlavano di residui fiscali Veneto-Lombardia, io gli dicevo, guardate che se chiedete 9 decimi di residui fiscali, vi direbbe di no anche un governo tutto leghista, perché significa secessione trattenere le tasse. Noi non abbiamo parlato mai di un euro in più, ma di programmazione, meno burocrazia, dare una mano persino allo Stato centrale. Per quelli non ho chiesto tutte le materie, alcune bene che stiano in capo a livello centrale, altre noi possiamo, gli stessi soldi, non ne vogliamo nessuno in più, gestirli meglio, anzi, guardi, se mi dessero 98 euro invece che i 100 di oggi, a me va bene, non ne chiedo 102, ma se li posso spendere qui, so che li posso spendere meglio perché ci sono cose che noi conosciamo meglio. Ecco, a me piace una sinistra riformista, progressista, chiamatela come volete, che ha ben in mente che su alcune questioni le ho dette prima, in particolare la scuola, la sanità, ha un'idea dove il pubblico deve essere garante di garantire a chiunque ovunque nasca o in qualsiasi famiglia nasca, cresca e viva, qualsiasi condizione economica e sociale, nessuno rimanga indietro, ma ci mancherebbe altro. E però nella quale, come dire, il tema del lavoro, della produzione, certamente con un lavoro che sia di qualità, è al centro di una società che la dignità la trasferisce in particolare quando le persone possono dire anche che lavorano. Quindi, insomma, io credo che noi abbiamo le condizioni per immaginare del post-pandemia, una società anche, guardi, che ritrovi alcuni valori. Non so se siete d'accordo, ma. Trump sulla pandemia ha perso le elezioni. Eh, vedo un vento che sta cominciando a cambiare laddove il nazionalismo, il, eh, il sovranismo non vinceva, stravinceva in tutto l'Occidente. Vedo che alcune cose si cominciano a capire eh, e forse torneranno nell'agenda politica, se noi le sapremo interpretare, non con le parole del Novecento, non con la testa rivolta a un mondo che non c'è più, ci piaccia o no ma guardando al futuro io penso che abbiamo una classe dirigente, per questo vorrei venisse più valorizzata, che sta guidando tanti enti locali in Italia che secondo me gli altri di quella qualità non hanno e secondo me potrebbe essere un valore aggiunto che potrebbe dare una mano anche a ridisegnare, a riscrivere l'agenda politica dei prossimi anni. Questo credo, a questo credo noi saremo, saremo chiamati perché io penso che non ci sarà più la sinistra e la destra che abbiamo conosciuto prima, posto che io mi sento e mi sentirò sempre di sinistra per valori che voglio rappresentare. Per me ci sarà nel futuro chi avrà in testa una società che si chiude e chi ha in mente che non si può fare altro che essere una società aperta, in cui si rispettino le regole, ci mancherebbe, ma dove lo scambio di informazioni, di culture, eccetera, eccetera, possono essere ciò che ti fa competere con una qualità della vita che può migliorare, non peggiorare. Siamo praticamente in chiusura, io volevo Voglio chiedere a Giorgio... Se aveva... volta, però lo faremo la prossima volta. Cosa? Scusa? Volevo parlare dell'Atalanta, Io però lo faremo sì. la prossima volta, perché Giorgio mi ha regalato una maglietta eh, di, del Papu Gomez, che adesso ho visto che c'è stato qualche problema nello spogliatoio, si dice, ma insomma è un fenomeno, ha giocato in questi anni in maniera straordinario siccome io sono un grande appassionato di calcio pur se tengo la Juve non mi vergogno a dirlo va riconosciuto che l'Atalanta è la squadra forse insieme al Sassuolo che è qui vicino a casa mia gioca che ha espresso il miglior calcio in questi, in questi anni è davvero ogni volta vederla giocare è un piacere per cui perdonatemi la battuta ma ho letto un capitolo in cui il titolo è mi pare come l'Atalanta o giù di lì insomma ci, scher ci volevo scherzare su perché Abbiamo patito un anno e non ne siamo ancora usciti veramente drammatico. E c'è questo... anche metterci la leggerezza del, 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 dello sport più popolare e per me più bello al mondo. Insomma. Sì, anche perché devo dire, guarda, l'Atalanta in questo anno ci ha regalato alcuni dei pochi momenti in cui abbiamo potuto veramente distrarci dalla, da quella vicenda. Eh, penso alla... Alla qualificazione ai quarti di Champions League l'anno scorso, piuttosto che eh, di nuovo l'ottimo campionato e recentemente le vittorie che ha portato a casa Liverpool eh, e, e, e la scorsa settimana ad Amsterdam, ci hanno, ci hanno veramente un po' fatto sognare. Quindi, i Bergamaschi da quella squadra, a quella squadra siamo molto debitori, non soltanto perché appunto gioca un bel calcio, ma perché ci ha in qualche modo ispirato la possibilità di, di alzare la testa e di guardare un po' oltre nostra, i nostri piccoli problemi, piccoli, grandi problemi. Però vedi, l'Atalanta dimostra che nessuna, diciamo così, eh, non c'è nulla di precluso. Chi avrebbe mai detto qualche anno fa che avrebbe raggiunto... Con giocatori che per i più erano giocatori sì, magari bravi, però insomma, di un livello non da squadra di prima fascia. Attraverso l'organizzazione, le idee, il coraggio. E io penso sia una bella metafora anche per quello che potrebbe essere il futuro eh, del centro-sinistra, della cioè, sinistra. Cioè, cioè, certamente per, per, la, per la nostra città. Cioè, io credo che sia una specie di ispirazione proprio per le cose che dicevi tu. Cioè è una realtà molto locale, quindi che non, non, ovviamente non dimentica la sua natura provinciale, non, non dimentica i piedi per terra, la concretezza. Ogni anno quando si riparte l'obiettivo è salvarsi, e però ha avuto la capacità appunto di, di, di non darsi dei limiti, di coltivare con il sacrificio, la preparazione, l'investimento, i giovani, eh, degli obiettivi ambiziosi senza mai sentirsi secondo a nessuno. E quindi una piccola realtà di provincia può, diventare, può giocare in un contesto europeo. Bergamo questo uh, cerca di essere, cioè una città di provincia che non diventerà mai una metropoli, non, ovviamente non si mette in competizione con Milano, con Roma, con le grandi capitali europee, ma che però non rinuncia a, a cercare di, di cogliere degli obiettivi di qualità per i suoi cittadini che, che la collocano nelle classifiche appunto europee. E Giorgio direi che hai chiosato perfettamente il tutto, avete parlato di giovani, avete parlato di giocare d'attacco, avete parlato di territori e avete parlato di sfide che eh, insomma ci auguriamo che il paese sappia cogliere e che eh, non diciamo non abbia paura di affrontare. Questo è diciamo in qualche modo quello che vogliamo lasciare di questa serata. Io ricordo a tutti Giorgio Gori, Riscatto, Edito da Rizzoli, lo vedete anche no, di qua, alle mie spalle. E, eh, ringrazio Giorgio Gori, ringrazio Stefano Bonaccini per questa ora abbondante che abbiamo passato assieme. Eh, buona serata a tutti, eh, grazie a voi. E adesso non so se si può andare a fare l'aperitivo, però ci passiamo <ride> una bella serata. Grazie. <ride> facciamo l'aperitivo con le nostre mogli più che... facciamo un aperitivo di streaming grazie buona serata a tutti grazie a grazie. tutti Arrivederci.